Avanti. Ho detto avanti. È per voi, Dmitri Fyodorovich. Dmitri Fyodorovich Karamazov. Lasciatela lì. Dove? In un posto qualsiasi. Guardate, Dmitri Fyodorovich, lo metto qui. Pare sia importante. Chi l'ha portato ha detto: prima si farà vivo e meglio sarà per lui. Chi ha detto che era importante? Era un uomo con la barba. Me l'ha lasciato e se n'è andato con quell'avvertimento. Dovete aspettare. La signorina Grafiena Alexandrovna è occupata. Potete anche mettervi a sedere. Siete già libero, capitano. Ehi, voi, un momento. Siete voi che mi avete fatto chiamare? Voi chi siete? Non mi conoscete. Io sono Dmitri Karamazov. Sono venuto per... Siete voi Dmitri Karamazov? Beh, io ho delle cambiali vostre datemi da vostro padre per la riscossione. Collaboriamo, Fyodor Pavlovich, ed io, non lo sapevate. Ma io non devo un soldo a mio padre, non un soldo. Quando ero ufficiale mi faceva dei prestiti, rubando il denaro dall'eredità che mi aveva lasciato mia madre. E pretendeva delle cambiali. Questa è nuova, ma è a Grafiena Alexandrovna. Furto garantito da cambiali. Uno sporco raggiro di cui io sono la vittima. Vostro padre sa commerciare come pochi con i soldi degli altri. È una triste storia di famiglia. E il protagonista è lui, Fyodor Pavlovich, mio padre. Dicono che lo conosciate bene. Molto bene. Vostro padre è avido. Avido di tutto. Anche di voi? State attenta. È un Karamazov. Maledetto anche dai demoni. La sua anima è sporca. Io non sono un figlio per lui. Sono un cane che bracca nel buio dei corridoi sibilando: la legge mi darà ragione. Solo il giudice potrà decidere. Il denaro è mio. Così il pagliaccio mi fa credere carnefice. Il ruolo di vittima non vi si addice molto. Sembrate anche voi, però non so come dire. Ossessionato da qualche cosa. Sono un Karamazov anch'io. Perché i vermi che insidiano mio padre dovrebbero risparmiarmi? Vi conosco da poco e già mi confesso. Questo mi turba. Perché vi parlo con tanta brutalità? Perché siete un selvaggio. Come me del resto. Sono contadina, Dmitri Fyodorovich. Non fate complimenti con me. Forse avete torto, ma forse avete anche ragione, non lo so. Comunque, eccole qua le vostre cambiali. Tenete. Non mi interessano più. No. Appartengono al vecchio. Vanno detratte da quanto ancora mi deve. Ridatele a lui. Grazie. Grazie, Grafiena Alexandrovna. Chiamatemi Krushek. Non crediate molto alla mia generosità, no? So essere anche molto avara. Sapete, chi è passato come me l'infanzia nella miseria non può essere molto tenero. Ma no, è... un'altra cosa, ecco. Un'altra cosa. Pietà. I selvaggi come voi non possono far pietà, no? Casomai rabbia. Oppure... Oppure? Un tè, Fenia, portaci un tè. Ah, ecco qui. Gregori, metti qua. Questa più alta è il mezzo secolo. E queste altre sei sono gli anni.
56. 56, eh? Già. E vi sembrano troppi, eh? Ma mi vedrete alla prova. Guardate, soffio con un solo respiro. E adesso mi tocca tagliare questa bella torta. È bella davvero. È la fetta più grossa e direi anche la più bella. Guardate qui questo candito rosso. La fetta più grossa voglio offrirla al mio figlio maggiore Dimitri. E non perché il primogenito, no, io me ne infisco di queste cose, ma per dargli la prova che io non ho proprio niente contro di lui. Dimitri, io non ho niente. Voglio dirtelo quest'oggi alla presenza dei tuoi fratelli. È così raro trovarci insieme. Uno sempre al monastero, un altro sempre in viaggio, già in procinto di ripartire per Mosca. Ma io dico, che cosa ci trovi di così divertente a Mosca che non abbia qui accanto ai tuoi cari? Eh? Ecco qua. Ecco qua. E tra noi sia la pace. Vuoi? Certo che voglio. Ma non parliamo di quello che ci divide. Potremmo rovinare la festa e io non voglio. Spero che non penserai di mettere tutto a tacere con una fetta di torta. Ecco. L'avete sentito anche voi, eh? Ditemi voi. Ditelo tutti se sono io che non voglio la pace. Ditelo voi. Chiedo scusa. Ora io vi garantisco, e potrei esibirvi le carte legali, la stima dei beni, tutto insomma, che di fronte alla legge io non devo più un soldo a vostro fratello Dimitri. Quello che gli dovevo per il lascito di sua madre gli è stato dato, peggio per lui se l'ha dilapidato. Ammettiamo che tu abbia ragione davanti alla legge e che nessuno possa obbligarti a dare dell'altro Dimitri. Ora io ti chiedo se tu credi davvero di avergli dato tutto secondo il giusto valore delle cose. Dimitri sostiene che l'hai derubato come se fosse il peggiore degli estranei. Sostiene che quei 28.000 rubli dell'eredità tu ne abbia guadagnati commerciandoli almeno 100.000. Merito mio questo, che c'entra? L'eredità al netto è stata riconosciuta di 28.000 rubli e io ho dato a tuo fratello Dimitri 28.000 rubli. Non uno di meno, la mia posizione dunque è pulita. Ma ti sembra giusto, padre mio, tenerti tutto il guadagno fatto coi soldi suoi? La legge mi dà ragione. Ma lascia stare la legge. Lo sa anche Mitia che da quella parte non potrà ricavarci più un rublo e non ti ha portato infatti davanti ai tribunali. Ma è dalla coscienza, in questo caso, che devi farti guidare. Dimitri è tuo figlio e tu devi comportarti con lui come un padre buono e giusto. Eccola qua. Eccola qua la voce del monastero. E io non voglio turarmi le orecchie quando parla il mio piccolo seminarista. Avanti, sentiamo, che cosa hai da proporre tu? Non lo so, ma l'importante è che tu non respinga, come hai fatto finora, la richiesta di Dimitri. Parlatene insieme ed una soluzione la troverete di certo. Ah, io ti dico, bambino mio, che noi due, io e Dimitri intendo, non troveremo mai nessuna soluzione, perché siamo dopo tutto della stessa pasta. Siamo dei Karamazov e non vogliamo che l'uno l'abbia vinta sull'altro. Per questo avanzo una proposta che vi sorprenderà. Sentiamo la proposta. Io sono pronto a rimettere tutta la questione
nelle mani di un uomo giusto che non sia né dalla mia né dalla sua parte. E chi sarebbe questo uomo giusto? Esiste? Tu fai male, Ivanne, a parlare come parli e con quel tono. Fai male a non credere più nella giustizia di qualcuno. Che ne diresti, Alyosha, se io proponessi come arbitro giudice senza appello il tuo maestro? Padre Zossima. L'hai detto. Decida lui. Dicono che è giusto, no? Dicono addirittura che è un santo, io non lo so, ma tu, bambino mio, lo conosci certo meglio di me, che senza essere un miscredente sono però un gran peccatore. E allora, mi va, padre Zossima? Beh, quello che lui deciderà, dopo aver sentito le nostre ragioni, sarà fatto. Io mi impegno ad eseguire il suo verdetto, anche se sarà interamente contro di me. Prometto. Credi piuttosto che tuo fratello accetti? Lo spero. Tu che ne dici, Ivan? È un'idea. Vedo che non manchi di fantasia quando vuoi. E perfino di generosità. Ti stupisce, eh? Ma è perché non lo conoscete, il vostro vecchio padre, e non lo stimate. Ma io vi farò vedere, se saliremo con Mitia al santuario, vi farò vedere. Penso io a combinare l'incontro. Beh, verrete tutti, eh? Tutti, tutti, voglio che ci siano tutti. Tu mi dirai soltanto il giorno e l'ora e io sarò pronto come un umile pellegrino che sale al santuario per ricevere una grazia. E tu non devi mancare, anche se ti manca la fede. Lo so che tu non credi più in Dio. Un padre capisce tutto, ma devi essere lì anche tu, come un testimone. Ti va essere un testimone? Ci sarò, non dubitare. Ma perché hai voluto rompere questa atmosfera? Si stava così bene nella penombra. Non si vedevano le facce ed era meglio. Adesso invece... Ho acceso perché era l'ora, padrone. Devo essere io a dirlo quando è l'ora. Ricordatelo un'altra volta. A me non è consentito dire certe cose, perché sono solamente un servo che deve ringraziare la benevolenza del padrone. Ma se mi azzardo a parlare, è perché vi sono devoto, Ivan Fyodorovich. Sinceramente non capisco perché tu mi debba essere devoto, come dici tu. Mi piace sentirvi parlare, Ivan Fyodorovich. Quando discutete in basso con vostro padre. È raro. Beh, quelle volte io non perdo una parola. Talvolta perfino mi nascondo, devo confessarlo, pur di non perdere il filo del discorso. E posso dirvi che voi non parlate. Ragionate. Il frac è pronto? È stirato il frac? Stirato, Ivan Fyodorovich. Ho controllato io stesso la stiratura perché non mi fido di quella pasticciona di Marfa né di quello soticone che è Grigori. Cos'è? Cosa avresti voluto dirmi se ti fosse consentito di parlare liberamente? Beh, adesso forse non oso. Ti è consentito? Ma non farti pregare. Tu sei furbo. Ma forse voi sapete già, Ivan Fyodorovich. Che dovrei sapere? La nuova improvvisa passione di Dimitri per Agrafena Alessandrovna. Ne parlano in città. Perché Agrafena Alessandrovna, la Grushenka, mi capite? Ha una sua storia. E chi ha una sua storia è sulla bocca di tutti.
Sarà uno dei soliti capricci di mio fratello Dimitri. Beh, forse qualcosa di più. Certo, qualcosa di diverso. Dimitri ha una fidanzata. La nobile signorina Katerina Ivanovna. E non c'è ragazza che la vinca in finezza e fascino. Dunque? E chi potrebbe dire il contrario? Ma questa Grushenka, a detta di chi la conosce, pare abbia altri requisiti. Vi ho detto che ha una storia. E per un uomo intelligente come voi, è detto tutto. Le scarpe. Prendi il calzante d'osso, quello lungo. E poi c'è dell'altro ad accendere, Dimitri. C'è quasi una sfida. Che gran pettegolo sei. Se fosse un pettegolezzo non parlerei, Ivan Fyodorovich. Ma posso sempre fermarmi qui, se preferite. E parla, di quello che vuoi dire. Di questa Grushenka si è, come dire, data l'età invaghita, un termine gentile, no? Si è invaghito anche il padrone. Che padrone? Il nostro. Il mio. Fyodor Pavlovich, vostro padre, signore, si è perdutamente invaghito. Sei un rettile. Giuro su tutto quel che credo che questa è la verità. E siccome non crede a niente, spergiuri. Vi garantisco, Ivan Fyodorovich. Il padrone si è confidato con me. E ho dovuto già fargli qualche incombenza presso quella signora. Io non sparlo. Mi confido con voi. Sempre che me lo permettiate. Fyodor Pavlovich, nonostante l'età, ne è preso a tal punto che vorrebbe perfino sposarla. A questo siamo. E i due sanno? I due? Volete dire il padre e il figlio? Credo di sì. Ed è questa, a mio parere, la vera ragione dell'odio. Non più l'eredità. E non è detto che il più vecchio non l'abbia vinta. Nonostante l'impeto di Dimitri, che io trovo un bel giovane. Un giovane che dovrebbe piacere, anzi, che piace, indiscutibilmente. Ma stavolta, in questa gara, chissà. Perché pare che questa Grushenka accenda, come posso dire, accenda la fantasia amorosa degli uomini maturi, attempati. È una sua particolarità, si dice. Basta. Non ho più bisogno di te, sono pronto. Il cappotto è di sotto nel guardaroba. Mi spiace d'avervi turbato, Ivan Fyodorovich. Penso soltanto alla povera Katerina Ivanovna. Ignara, suppongo. Questo sì che mi turba. Sì. Prego, signora. Grazie. Un tè, signorina. Sì, sono preoccupato per Dimitri. La lite con mio padre per quella maledetta faccenda dell'eredità lo esaspera, si apparta, si rintana. Non si riesce a trovarlo per giorni e giorni. Voi lo vedete? Speravo di averlo con noi oggi. Mi ha fatto ricapitare un biglietto col suo domicilio, ma chissà se si farà vivo. Però non dovete preoccuparvi così, Ivan Fyodorovich. Io conosco Dimitri e so che cosa lo turba in questo momento. Bisogna lasciare che la sua agitazione si plachi naturalmente. Perché ha preso di mira con tanto accanimento suo padre? Perché in questo momento ha bisogno di denaro e non ne ha. Ed è tanto orgoglioso da non volerne chiedere a nessuno. E allora si esaspera.
Sicché voi pensate, Caterina Ivanovna, che il denaro potrebbe mansirlo? No. No, non è il denaro a dargli la quiete. Dmitri è l'uomo più generoso che abbia mai conosciuto. Il denaro l'ossessiona solo perché gli consente di agire in piena libertà. Ammiro la vostra intelligenza e la vostra straordinaria lucidità. Non pensavo che una donna innamorata potesse vedere con tanta chiarezza l'uomo che ama. Credo che sia proprio l'amore a farmi vedere così chiaro, per il bene di Mitya. So in che situazione mi trovo. Sapete anche la novità? So anche la novità. Eccolo. È venuto. Dmitri Fyodorovich, non siete una statua. Avvicinatevi. Speravo che conduceste con voi vostro fratello Alyosha. Non sapete che Alyosha batte altre strade? E fa sul serio il mio fratellino. Non è come noi. Non confonde il diavolo con l'acqua santa. Comunque vedo che un altro membro della famiglia Karamazov mi ha già preceduto. Ed è qui. Ci volete proprio tutti, eh? Vorremmo avervi proprio tutti. Perché siete gradevoli voi, Karamazov. Zia, poi ve lo lascerò finché vorrete, ma mi consentite di parlargli per primo momento? I diritti della gioventù e dei sentimenti, io li ho sempre rispettati. Dmitri Fyodorovich, volete seguirmi? Vieni, Mitya, vieni. Sarà un discorso lungo, forse una spiegazione. No. No, ho soltanto un favore da chiederti, Mitya. Dovresti spedirmi questo plico a Mosca a mia sorella Gafia Ivanovna. Non è urgente, ma devi proprio farlo tu, Mitya, perché è necessario che qui in casa non si sappia. Sarebbe dunque un segreto? Ci sono 3.000 rubli. Servono a mia sorella o a suo marito, non ho capito bene. Comunque, glieli spedisco io personalmente. Ecco. Ti ho detto che puoi farlo con comodo, poi mi darà la ricevuta, ma tutto deve restare tra noi, intesi, Mitya? Lo farò subito. Ti porterò immediatamente la ricevuta. Posso uscire di qua? Vorrei non attraversare il salone. Ma perché, Mitya? Cosa diranno di questa fuga improvvisa? Diranno che mi ha chiesto di fare una commissione urgente e delicata. Non è la verità, Katia? E poi non rimarrai sola. Qualcuno della famiglia ti terrà buona compagnia. Anzi, io mi sto domandando, come mai non hai chiesto questo favore a Ivan? Sarebbe stato felice di rendersi utile. Quello che dici non è degno di te, Mitya. Forse non lo pensi nemmeno, ma vuoi ferirmi, lo sento. C'è qualcosa che non è degna di me. Che cosa non è degno di me? Via, Katia. Lo sai benissimo che posso compiere anche la peggiore delle bassezze. Farò quanto mi hai chiesto e senza che nessuno lo sappia. Servizio, ci sono tariffe ridotte, mi hanno detto. T'hanno detto male. Solo per le zone di guerra ci sono riduzioni. Ma in Ucraina, se Dio vuole, c'è pace e tempo bello. È un regaluccio per mio figlio che fa il soldato laggiù. Meglio laggiù a tariffa intera, credimi, che dall'altra parte, capiscimi, a tariffa ridotta. Neanche a dirlo. Allora sono 7 copecchi e mezzo. E non ti chiedo cosa c'è dentro, perché potrebbero essere anche di più. Signore, se volete accomodarvi.
Signore! Avanti un altro. Questo è un vino bellissimo. Per me, se si deve concludere, non ci devono essere misteri. Prima le cambiali, poi i nomi, le garanzie e poi si vedrà se si potrà trattare. Eccole qua, le cambiali, e sono tutte egregie, guardate, guardate pure. Sono o no egregie? E la persona che me le ha affidate è, oltre che egregia, stimabilissima, anche avvenente, il che non guasta. Si tratta dunque di una donna, eh? Ne sanno più del diavolo, queste ruffiane, ne sanno. E dite che è anche giovane, carina, eh? Io non vi dico niente, tanto più che se l'affare vi interessa la potrete conoscere di persona. Certo che donna è. E il nome? Su, capitano, eh? Avanti, non vorrete mica fare il difficile adesso, no? Non faccio il nome. La carriera militare mi ha abituato alla discrezione verso le donne. Abitudine fuori moda. Tanto più che deve pur sempre trattarsi di una strozzina, giovane o vecchia che sia, no? Dunque, qual è il nome? Il nome no. Con me è inutile insistere. Ecco, vi dirò il nomignolo, grazioso, anche questo sì, grazioso e sbarazzino. Sì, la chiamano la Grushenka. Cosa avete detto? Come la chiamano questa strozzina? La chiamano la Grushenka. La Grushenka? Ti proibisco di pronunciare quel nome, verme! Ma che modi? Capito? Ma no, te lo proibisco! Signori! Te lo proibisco! Ma che modi? Siamo in un luogo pubblico! Lasciatemi in nome di Dio! E cosa vi ho fatto? Basta! Hai capito? Basta! Una persona come te non è degna di leccare! Hai capito? Di leccare i piedi di quella regina! Babbo! Babbo! Ma perché, signore? Perché? È il mio babbo! Se ha fatto qualcosa, perdonatelo, signore! Siate buono! Voi siete un ufficiale, o perlomeno lo siete stato. Lo ero anch'io. Ebbene, trovatevi un padrino e mandatemelo. Sono Dmitri Karamazov. Io so sempre dove trovarvi. Vi darò tutte le soddisfazioni che vorrete. Naturalmente il ragazzo non c'entra, è una vittima innocente. E io lo compiango. Che ballino tutti. Voglio vederle ballare. E che bevano. Che bevano il nostro onore. Se ti vedessi, vi dico io. La tua fidanzata. Eh? Ricordati. Io non ho più fidanzata. Dal momento che ho incontrato te. Siete brave! Brave! Bravissime! Se tu sposerai mai qualcuno, a Grafina Alexandrovna, questo vada bene. Questo sarò io e nessun altro. Altrimenti ti ucciderò. Io e nessun altro. Ti sto facendo una proposta di matrimonio. Pazzo. Pazzo, amore mio. Forse non sei in te. Allora mi hai sentito. Gran bambino sei, Mitya. Gran bambino. Per un momento mi fai quasi paura, eh? Tanto sei violento. Un momento dopo mi fai tanta tenerezza. Svegliami all'alba, se mai dovessi addormentarmi. Voglio essere puntuale al monastero.
Volete che vi metta fuori anche il vestito più adatto, padrone? No, no, non importa. Farò da solo domattina. Credi che non sappia come presentarmi? Da bambino io ho frequentato il monastero e guardavo come vestivano i benefattori quando arrivavano in carrozza. Lo so. Allora posso solo augurarvi la buonanotte e che da domani la pace torni finalmente in questa casa. Tutto dipenderà dal monaco che farà da giudice di pace. Se posso darvi un consiglio, stimatissimo Fyodor Pavlovich, io se fossi in voi preparerei una buona offerta per le necessità materiali del monastero. Il santo monaco non potrà non tenerne conto. Meglio essere generosi col monastero che con quel prepotente di vostro figlio. Darò a ciascuno il suo. Tu vada a svegliarmi in tempo. Dimenticavo di avvertirvi, padrone, che in questi giorni Dmitri Fyodorovich è stato molto assiduo nella casa della Grushenka. Molto. Siete stato voi che mi avete ordinato di fare sorvegliare la casa. Io ho obbedito e riferisco. Buonanotte. Oh, hai voluto avvelenarmi il sonno, eh? Solo brutte notizie sai darmi. Eccolo. L'hai sentito? Deve essere rientrato adesso. Avrà soffiato le ultime maldicenze nell'orecchio del padrone, perché se le sogna la notte. Io non ho mai capito, Grigori, perché ti accanisci tanto contro Smerdiakov. Dopotutto è un servo come noi, no? Ma il padrone lo sta a sentire. E lo difende anche. Che discorsi? Come che discorsi? Il padrone lo saprà, no? Chi è veramente Smerdiakov? Un figlio avuto da una povera scema in una notte d'ubriachezza. E lo tratti come un figlio vero, se hai il coraggio. Ma questo non vuol farlo. E allora, se deve essere tenuto in casa come un servo, servo sia. Ehi, non ti pare che Smerdiakov si comporti come se sapesse d'essere figlio suo? Non lo sa. Non sa niente. Eppure, qualche cosa deve aver annusato, furbo com'è. E anche con gli altri, sì, dico per dire, coi fratelli, si prende certe libertà. Risponde, ribatte, e noi due, se potesse, si caccerebbe fuori. Ehi. A che penseranno le donne? Boh. Avrò tutto quello che mi occorre, tutto il denaro che mi spetta, anche se sarò costretto a fare una transazione. Mio padre ha accettato di eseguire quello che dirà padre Sassiva.
Siamo arrivati a Grafina Alexandrovna. Ecco. Adesso tutto ricomincerà da capo. Promettetemi che non rivedrete più mio padre. Ne parleremo domani a mente lucida. Lo volete? È troppo sonno adesso. Oh, yeah. Sarà bene che riposiate un po' prima di salire al monastero. Ricordate che dovete affrontare vostro padre. E non è poco. Buonanotte. Venerato abate, sono appena un frate servitore, ma dite pure, signor mio. Io e i miei due figlioli abbiamo udienza per mezzogiorno col santo monaco padre Zassima, anche maestro del mio figlio più piccolo, Alyosha, che pare abbia la vocazione di... A voi, signore, siete il padre del nostro Alyosha? L'indegno padre, ma sono proprio io. Padre Zassima vive nell'eremo che è in fondo al viale, al di là del boschetto. Lo so anch'io che è al di là del boschetto, ma non ci ricordiamo bene la strada. Fyodor Pavlovich, ho l'incarico di accompagnarvi all'eremo. Volete seguirmi? Mi avete riconosciuto, eh? Voi siete il padre di Alyosha? Ivan, seguimi, questo giovane ci farà da strada. Mio fratello Dmitri Fyodorovich è già arrivato all'eremo. Non ancora, ma è atteso. L'ha detto la foresteria, gli insegnerà la strada. Non ci farà aspettare, Dmitri. Peggio per lui. Thank you.
mio padre Fyodor Pavlovich e mio fratello Ivan. L'ora dell'udienza è già scoccata e mio figlio Dimitri, per il quale direi principalmente questa ambita udienza era stata richiesta, mio figlio Dimitri Fyodorovich non c'è ancora. Io mi scuso per lui e per l'offesa che arreca alla vostra santità. E per conto mio, io sono sempre puntuale e sto al minuto, ricordando che l'esattezza è l'educazione dei re. Voi non siete mica re. Già, è vero, io non sono re. Parlo sempre a sproposito, vostra reverenza. Voi vedete davanti a voi un buffone, un autentico buffone. È così che io mi presento sempre, con l'intenzione di far ridere e di piacere. E invece mi faccio torto. Io sono certo di offendervi con questa mia vivacità fuori posto, in considerazione anche del sacro luogo, ma non riesco a trattenermi. È la mia stessa natura che mi porta a... Non vi preoccupate e non abbiate soggezione. E cercate di sentirvi qui, come a casa vostra. Soprattutto non abbiate troppa vergogna di voi stesso, perché è la vergogna che vi fa comportare così. Come a casa mia, cioè nel mio aspetto naturale. Appunto. Oh, no, questo è troppo. Proprio non potrei, benché il vostro invito mi commuova. No, padre Benedetto, no, non spingetemi ad assumere il mio aspetto naturale. No, non arrischiatevi. Ve ne avverto per mettervi in guardia, perché io dirò così... E spero mi comprendiate. Io trabocco di entusiasmo e voi, con la vostra sola presenza, dovete essermi di freno, altrimenti io rischio davvero di essere sfrenato. Oh, beatissimo. Io sono ancora cristiano. E vi dico che con voi si può vivere, e lodo e approvo mio figlio Alyosha di avere scelto voi, cioè la Santa Chiesa, anziché la vita comune. Prima ho fatto apposta a presentarmi così, per mettervi alla prova, ma ora che voi l'avete superata brillantemente, ora io taccio, mi siedo e non parlo più. Ivan. Devo presentarmi anch'io? In attesa che giunga mio fratello Dimitri, posso... Non vorrei trarvi in inganno, padre. Io sono salito fin quassù semplicemente come testimone di una disputa tra mio fratello e mio padre. Disputa che voi con la vostra... saggezza dovreste comporre. Non aspettatevi altro da me. Io sono giunto attraverso il ragionamento e la logica a negare la fede ed escludere tutto quello che essa comporta. Accettatemi come sono. Da me comunque non ci saranno sorprese e nemmeno buffonerie. Ho detto prima a vostro padre di non vergognarsi troppo di sé. Ora dico a voi di non vantarvi troppo delle vostre conclusioni, che nascono quasi sempre da un gioco della mente, non del cuore. Scusatemi se sono stato ingenuo, ma non volendo cadere nell'errore di mio padre, sono forse caduto nell'errore opposto. Non datevi troppa pena. Ivan Fyodorovich è famoso in città per le sue idee. È un pericoloso rivoluzionario. Permettetemi di raccontarvi un aneddoto. Qualche tempo fa, trovandomi a Parigi, venni chiamato alla prefettura di polizia per un controllo. Mi avevano forse scambiato per un socialista, un rivoluzionario, e volevano spiegazioni. Noi, mi disse il funzionario, uomo certamente intelligente e perfino sottile,
Noi li sorvegliamo e ne controlliamo le mosse. Vi dirò che questi anarchici non ci fanno paura. Ma ci sono tra di loro alcuni uomini particolari. Sono socialisti, ma credono in Dio e sono cristiani. Sono questi che noi temiamo di più. Un socialista cristiano è più temibile di un socialista ateo. Reverendo padre, non volevo che voi cadeste in errore. Io sono semplicemente un ateo. Beneditemi. Perdonatemi generosamente se mi sono fatta attendere, ma il servo Smerdiakov mi aveva detto che l'udienza era fissata all'1 e solo poco fa in foresteria, prendo invece... No, non fa niente, siete un poco in ritardo, male di poco. Vi sono gratissimo. Non potevo attendere di meno dalla vostra bontà. Non vorrai rendere responsabile me di questo sconveniente ritardo. Io ho parlato di Smerdiakov. Che è un servo di poco cervello, perché lo sappiate. Come non vorrete farmi colpa delle idee di quest'altro mio figlio? Vanno nelle capitali, a Mosca, a Pietroburgo. Mi chiedono denari per andare all'estero, a Parigi. Io penso che si istruiranno e mi sacrifico, togliendomi, per modo di dire, il pane dalla bocca. Ed ecco come mi ritornano, anarchici e atei. Vorrei pregarvi di abbandonare questo argomento. Un padre non riconosce più il figlio. Dal momento che il figlio ha già rinnegato il padre. Mi rimane soltanto Alyosha e ve l'ho affidato con gioia. Venerato padre, io spero che almeno lui segua la legge della natura umana secondo la quale un uomo è spinto ad amare l'altro uomo. Non c'è assolutamente niente che spinga l'uomo ad amare i propri simili. Solo chi crede nella propria immortalità può essere spinto all'amore, gli altri no. E perché ha distrutto dentro di sé la fede nella propria immortalità, tutto sarà permesso. E il delitto deve essere addirittura considerato come la soluzione necessaria e la più intelligente per chiunque sia ateo. Oh, ma lo sentite, padre nostro veneratissimo, lo sentite? Ma davvero voi pensate questo? Sì, lo ripeto. Non c'è virtù se non c'è immortalità. Dovete essere ben infelice se pensate così. Perché infelice? Tutto mi fa pensare che quest'idea non è ancora risolta nel vostro cuore e vi fa soffrire. Ringraziate Dio di questa sofferenza. Non sciupatemi Alyosha. È tutto quello che mi resta. Io non posso fare di più. Ma forse un altro piccolo gesto è dato compiere, del tutto materiale, ma forse anche simbolico. Questa è una modesta offerta per questo santo monastero, se mi è permesso. Ringraziamo il Pio Benefattore. E lui sia ringraziato. Oh, e adesso parlate senza più stravaganze della questione che vi sta a cuore. Ecco. Un padre aveva 2 figli e i 2 figli erano per lui come 2 briganti, perché l'uno gli attentava alla mente e l'altro gli attentava al cuore. È per questo che noi, oltre le vostre preghiere, abbiamo bisogno
delle vostre profezie. È una commedia, reverendo padre. Un'indegna commedia. Scusate, io ho poca istruzione. Sono cresciuto tra militari. Non so nemmeno che titolo giusto vi si debba dare. Voi siete stato buono, permettendo che ci riunissimo da voi. Ma vi prevengo che non ne verrà niente di buono, perché mio padre vive nella commedia e non ha bisogno che di scandalo. Non è venuto da voi per comporre una vertenza familiare, ma per raggiungere certe sue mire. Ah, già mi accusi prima che si sia cominciato! Mi si accusa di avere sottratto il denaro di mio figlio, di averne fatta man bassa. Ma io dico, scusate, non ci sono forse per questo i tribunali? Ecco dove un padre vuol portare un figlio, in tribunale. Non è forse quello il luogo adatto per stabilire chi abbia torto o chi ragione? Là vi sarà fatto il conto esatto, Dmitri Fyodorovich, di quello che avevate, di quanto avete speso e di quel poco che vi rimane. Là, là ci vedremo. Ma qui, qui di fronte a un santo, si deve parlare d'altro e non di denaro. Qui si deve parlare di cose morali. E voi, Santissimo Padre, ne sarete giudice. Io non lo accuso di cose che tutta la città non sappia già. Io mi limito a ricordare fatti di dominio pubblico. Quando era militare, ha speso per sedurre delle oneste ragazze 1.000 e anche 2.000 rubli per volta. Una vera fortuna, e questo lo posso provare. Poi ha fatto innamorare di sé una delle più nobili fanciulle, di buona famiglia, ricca, figlia di un suo superiore, un benemerito e valoroso colonnello decorato delle spade di Sant'Anna. Bene, ha compromesso quella ragazza offrendole la mano, e lei ora è lì che aspetta. E lui sotto i suoi occhi frequenta una ammaliatrice della nostra città. Ma sebbene questa ammaliatrice abbia vissuto, per così dire, in libera unione con un uomo rispettabile, è una fortezza inaccessibile a tutti. Ma lui non ci dà pace. No, signore, lui non intende rispettare le virtù, sicuro dico virtù, virtù della ragazza. Lui vuole aprire quella fortezza con una chiave d'oro, e solo per questo ora fa il bravaccio con me e vuole estorcermi il denaro. Svergognato ipocrita! Mitia, Mitia, questo dice a tuo padre. Ma allora la benedizione paterna non conta più? E che cosa vi succederà, figliolo mio, se mi spingerai a maledirti? È tutta menzogna. In apparenza verità, ma in fondo bassa menzogna. Reverendo padre, io non giustifico la mia condotta. Lo confesso davanti a tutti. Sono il peggiore dei peccatori. Ma perché non dite la verità su quella che chiamate una ammaliatrice? Perché non dite che siete stato proprio voi che le avete messo in mano delle cambiali mie perché mi attirasse? È lei che me l'ha detto, quando l'ho conosciuta. È vero che adesso io l'amo, ma lui mi si oppone, perché è geloso di me, perché fa la corte alla ammaliatrice e le fa ogni genere di promesse per attirarla. Ecco, santi monaci, chi è quest'uomo? Chi è questo padre che rimprovera il figlio scapestrato? Ero venuto qua con l'intenzione di perdonargli e di chiedergli perdono se mi avesse steso una mano. Ma davanti a questo depravato e abietto commediante, io vi domando, ma perché vive un uomo simile? Si può ancora permettere che con la sua presenza disonori la terra? Ma lo sentite? Lo sentite, santi monaci? Il parricida!
Se non foste mio figlio, Dmitri Fyodorovich, in questo stesso istante io vi sfiderei a duello! Sicuro, alla pistola, a tre passi di distanza, no, alla distanza di un fazzoletto, Dio mio, perdonateli tutti. Dio mio! Ma perché? Perché vi prosternate a lui, Santissimo Padre? Ma io non capisco perché proprio a lui. Perché vedo. Vedo la sua triste sorte. Vedo. E ne piango già adesso. Ne piango. Tanto mi appare crudele. Cosa mai sta per accadere in questa povera sciagurata famiglia? Mio Dio, che cose tremende. E le vedo tutte. Alyosha, tu puoi ancora molto. Tu puoi qualche cosa. Torna con loro, con ciascuno di loro. Abbandona il convento. Sono loro che hanno bisogno di te. Alyosha.